Cosa stai preparando? Allora, oggi vi prepariamo un raviolo del Plin all'interno del musetto di maiale. Lo condiremo con del cavolo cinese, aceto balsamico di Modena e gambero rosso. Vai! Allora, in questa padella abbiamo il nostro liquido che abbiamo preparato con del brodo di pollo, un goccio di burro e dell'olio aromatizzato. I nostri Plin sono rigorosamente un po' più piccoli del normale. Li andremo a inserire in acqua bollente salata. Li cuoceremo per un minuto e mezzo, due minuti, tempo che la pasta si scongeli e diventi un pochettino più molle. Li finiremo di cuocere in padella. Intanto abbiamo il nostro gambero rosso e lo ritroviamo in due versioni, sotto la versione di carpaccio, che è questa qua, e sotto la versione normale, appunto. Il pezzo intero e il carpaccio. E finisci di cuocerli in padella. Sì, esatto. Qui vengono passati... Sì, questa è una salsa fatta con la riduzione del musetto, di cui abbiamo parlato prima. Che è dentro nel ripieno. Esatto. Con le ossa di maiale, un goccio di yuzu per dare un po' di acidità, che è un agrume orientale, asiatico, un goccio di acqua di cottura, portiamo a bollore, diventeranno belli lucidi, finiranno di cuocere e si insaporiranno con la nostra salsa. Finiremo con parmigiano, vacche rosse, 64 mesi, quindi abbiamo un piatto tradizionale, super tradizionale piemontese, un attimo rivisitato. Adesso li lasciamo finire di cuocere, intanto andiamo a montare il nostro piatto, il carpaccio di gambero rosso che appoggeremo sul fondo del piatto. Questa è la base, perché sopra gli metterai i plin. Esatto. Esatto, non importa che non sia perfettamente preciso. Il nostro ravioli del plin, la terza, per favore, cavolo cinese. Andremo ad adagiare. Cioè, la padella profuma molto di carne, profuma molto di yuzu anche in questo caso. Ci serve lo yuzu perché andiamo a sgrassare e il contenuto del raviolo, che è abbastanza importante. Abbiamo il nostro cavolo cinese che abbiamo fatto saltare in padella con del aceto balsamico di Modena. In questo caso lo adagio in modo non preciso, un po' sauvage. Esattamente. Il nostro gambero rosso sopra il cavolo. Sopra il cavolo cinese. Finiremo sempre a sgrassare con una piccola aria. In questo caso abbiamo usato della lemongrass. Usato un brodo di verdure e l'abbiamo condito con lemongrass, abbiamo aggiunto lecitina di soia e sucro e abbiamo creato quest'aria. Plin è pronto. Questo piatto, dopo che hai messo tutte le erbette, è stato preparato da Marco Miglioli, chef ristorante Carignano, Grand Hotel Cité a Torino.